Rischiano il posto di lavoro due dipendenti della provincia di Campobasso che dovranno rispondere di assenteismo. Le indagini sono portate avanti dalla Procura della Repubblica. Giornata europea per la difesa della sanità pubblica, mobilitazione prevista sulle strade di Campobasso con corteo di manifestanti attesi nel pomeriggio di domani. Ad Avellino domani si incontrano i presidenti delle amministrazioni periferiche del Meridione d'Italia, vertice contro i tagli alle risorse dello Stato. 7 persone nei guai per la conservazione di alimenti avariati e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'Isernino e 2 denunce per ricettazione nel Basso Molise. Buonasera dalla redazione giornalistica di TLT, apriamo con la cronaca. 2 impiegati dell'amministrazione provinciale di Campobasso accusati di assenteismo continuato dal posto di lavoro sono stati incastrati dagli agenti di polizia nel corso di numerosi controlli e pedinamenti. I 2 cinquantenni sono indagati dalla Procura della Repubblica per truffa aggravata e peculato e rischiano fino al licenziamento dall'ente di Palazzo Magno. Ed è stato denunciato di bracconaggio un cacciatore di Belmonte del Sannio fermato dai carabinieri della stazione abruzzese di Castiglione Messer Marino con un cinghiale ucciso poco prima. L'uomo, un cinquantenne, è stato bloccato da militari nell'Alto Vastese. Il bracconiere, oltre ad aver sparato all'animale in un periodo di caccia vietata, lo ha fatto al di fuori della regione di residenza. Il fucile e le munizioni sono poi state sequestrate dai carabinieri. Tutto il Molise alla manifestazione di domani pomeriggio a Campobasso in occasione della giornata europea per la difesa della sanità pubblica, una iniziativa che ha trovato una imponente adesione per la grave situazione molisana, dove l'intero sistema sanitario pubblico ovviamente resta in forte pericolo. Vediamo perché in questo servizio. Dopo tante iniziative di piazza e numerosi presidi, la manifestazione di domani dalle 16.30 in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso acquista un valore simbolico davvero significativo. Infatti ci si mobilita stavolta con adesioni altamente diffuse che vanno dai comuni ai comitati, da numerosi partiti e movimenti alle associazioni, dalle sigle sindacali ai comitati di quartiere del capoluogo di regione e ai moltissimi cittadini, tutti a voler partecipare alla giornata europea della sanità pubblica che nell'intero territorio del Molise è rappresentata da un intero sistema sanitario fortemente in crisi e minacciato continuamente dalla cancellazione di servizi assolutamente necessari per la tutela della salute di tutti. Intanto ascoltiamo Aida Trentalance, ospite questa sera della trasmissione Focus curata dalla redazione giornalistica di TLT Molise, mentre presenta la manifestazione di domani. Hanno aderito, e qui sono anche rappresentati, il coordinamento dei comitati di quartiere di Campobasso, in qualche modo il punto di vista dei cittadini rispetto alla questione sanità, che per quanto ci riguarda soprattutto a livello comunale comincia ad assumere caratteristiche di tagli evidenti anche dove, come a Campobasso, finora così evidente non era stato. Mi riferisco alla paventata chiusura del centro prelievi di Via Toscana di pochi giorni fa, ma soprattutto alla chiusura della neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli, a cui dopo un periodo molto confuso di proclamata chiusura e invece chiusura che poi è stata procrastinata fino a fine mese, abbiamo adesso una convenzione che non ci sembra rispecchiare i LEA. Per ammissione della stessa ministra Lorenzin, siamo tra le 5 regioni in Italia al di sotto dei LEA, cioè a noi non vengono erogati i livelli essenziali di assistenza.
Alla Camera dei Deputati a Roma è stata presentata una risoluzione per chiedere l'estensione della durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese in area di crisi complessa. Ad illustrare al governo la risoluzione l'onorevole Danilo Leva per chiedere un intervento affinché i lavoratori della GAM di Boiano e delle aziende in area di crisi possano usufruire per un ulteriore anno della cassa integrazione. Le risorse sono già disponibili. Per imboccare la via della ripresa economica e sociale e culturale c'è la necessità in Molise di una programmazione condivisa dalle varie parti sociali, che sfoci in un piano di sviluppo realistico regionale. Sono queste le parole esternate dal professor Gaspero Di Lisa, presidente dell'Associazione degli ex consiglieri della Regione. Le disponibilità di fondi europei, nazionali e locali devono essere inserite in un organico piano di sviluppo e quindi ricondurre le programmazioni per aree, per distretti e per zone intercomunali. Mobilitazione delle province contro i tagli alle risorse. Domani un incontro ad Avellino tra i presidenti del Centro-Sud. Parteciperanno anche i vertici degli enti di Campobasso e di Isernia, Battista e Coia. Ma vediamo. Presidenti delle province del sud Italia domani a confronto ad Avellino per discutere delle misure necessarie da inserire nel decreto legge in via di definizione da parte del governo nazionale per assicurare alle province la possibilità di poter continuare a garantire servizi essenziali ai cittadini e la loro stessa sicurezza. All'appuntamento promosso dal presidente dell'ente avellinese, Domenico Gambacorta, parteciperanno anche i vertici di Palazzo Magno a Campobasso e della sede di Via Berta di Isernia, Antonio Battista e Lorenzo Coia. Si dà dunque continuità alla mobilitazione territoriale a difesa di strade, scuole e tutela ambientale promossa dall'Unione Province Italiane per informare le comunità dell'estrema criticità in cui versano le infrastrutture primarie dei territori e per trovare soluzioni che superino l'attuale momento di crisi. A confermare la sua presenza pure il presidente nazionale dell'UPI, Achille Variati. Il governo, ha dichiarato, ci ha mostrato aperture rispetto alla possibilità di prevedere nel decreto legge enti locali alcune norme che riguardano l'organizzazione del personale e la gestione dei bilanci. Quanto alla grave emergenza finanziaria, invece, pur mostrando disponibilità a garantire risorse sia per la gestione corrente delle scuole e delle strade che per gli investimenti, non ha quantificato l'ammontare di tali fondi. Ricordiamo che secondo la società del Ministero dell'Economia e della Banca d'Italia, alle province mancano 651 milioni per la sola spesa necessaria ad assicurare le funzioni fondamentali. Intanto, anche ad Isernia e Campobasso si stanno svolgendo iniziative, assemblee, incontri, consigli provinciali aperti per confrontarsi sulle gravi conseguenze per le comunità a seguito dei tagli alle province ed è unanime l'appello al governo e al Parlamento a trovare subito soluzioni concrete. Tra Isernia e comuni limitrofi, i titolari di quattro attività commerciali sono stati denunciati dai carabinieri per violazioni alle norme in materia di salute pubblica, riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali nei loro locali, sottoposti poi a sequestro circa 90 kg di prodotti alimentari tenuti in pessimo stato di conservazione. Tre imprenditori edili sono stati invece denunciati per violazioni alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per sfruttamento di lavoratori in nero. Il Molise ha cessato da diverso tempo di essere quell'isola felice che ancora tante persone pensano che sia, ma vediamo. Nel corso degli anni tanti sono stati gli episodi avvenuti in Molise che hanno potuto raccontare la ingombrante presenza di accoliti della malavita organizzata, i quali hanno potuto, a volte perfino indisturbati, muoversi a piacimento da una base di per sé sempre abbastanza protetta. Occultamenti di armi, movimenti di droga, perfino luoghi di buon ritiro dei boss delle cosche. Tutto spesso legato negli anni scorsi ai nuovi luoghi di residenza di numerosi collaboratori di giustizia e o ai veri e propri confini di lontana memoria. Tutto però nel segno dei continui raid delle regioni limitrofe, specialmente Campania e Puglia, nel segno dei furti, sempre più in aumento, delle truffe, spesso ai danni degli anziani, dello spaccio di stupefacenti e del fenomeno apparentemente nuovo delle false residenze individuali di società per truffare assicurazioni e istituti finanziari.
Ma la novità vera è l'appetibilità da parte delle cosche mafiose, Camorra in primis, ma anche Corona Unita ed altre associazioni delinquenziali del territorio, al fine di organizzare tanti percorsi affaristici, mettendo su vere e proprie reti di prestanomi, con la concreta realtà di gestire vere e proprie holding con diramazioni in numerosi comparti e settori. Abbiamo tutti idea che l'eroina sequestrata dalle forze dell'ordine molisane, come la cocaina e le altre sostanze stupefacenti, provengano dalla piazza di San Severo, la cittadina pugliese situata a una sessantina di chilometri da Termoli, che rifornisce tutto il mercato in regione. Un affare complessivo fatto di mille interessi che è interamente nelle mani della mafia, una mafia che sta sempre più infiltrandosi nel Molise, come dimostrano i tanti fatti di cronaca che siamo costretti a trattare quotidianamente nei notiziari di tutte le TV locali e nelle pagine di tutti i giornali. L'ultimo fatto di cronaca è emblematico di questa attenzione per il Molise. Tra i 41 impianti di carburante sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli e tutti di pertinenza della potentissima organizzazione criminale del clan Contini, due sono nel territorio della nostra regione, uno a Vinchiaturo, l'altro a Venafro, dimostrando così che il riciclaggio del denaro sporco avviene anche qui da noi, dove le pompe di benzina si vanno ad aggiungere ai tanti bar, agli esercizi commerciali, agli investimenti immobiliari e alle operazioni finanziarie. I carabinieri di Larino hanno denunciato per ricettazione un 31enne ed un 39enne di San Martino in Pensilis. I due la scorsa notte sono stati fermati a bordo di un'autovettura nel centro abitato di Ururi e trovati in possesso di fili di rame, di un'anfora antica e di altro materiale del quale non sono riusciti a giustificarne la provenienza. La merce è stata sequestrata e a seguito di accertamenti è emerso che l'anfora era stata rubata in un'abitazione di Ururi e i fili di rame in un cantiere del posto. Un cartello unico della cultura per far ripartire di slancio la città di Isernia. In arrivo nei prossimi giorni l'atto costitutivo e anche lo statuto. Vediamo. Ripartire dal patrimonio culturale e artistico per riaffermare un tessuto economico che la città di Isernia e gran parte dell'Alto Molise hanno perso nel corso degli ultimi anni. Va avanti spedito il progetto chiamato Cartello per la Cultura, che presto potrebbe vedere la luce. A giorni i promotori giungeranno alla bozza dell'atto costitutivo e di statuto. Per il sindacalista Emilio Izzo il cartello è aperto all'amministrazione comunale a Palazzo San Francesco e alle altre istituzioni cittadine senza alcun finanziamento richiesto. Da soli però non si arriva da nessuna parte. Il cartello unico ha bisogno del sostentamento di più attori che rispondano all'appello lanciato da settimane e ripartire da presupposti culturali e di partecipazione democratica di tutti coloro che hanno a cuore la città Pentra, una città che ultimamente si è vista spoliata anche dell'ente provinciale per il turismo. Ma altre opportunità potrebbero riaffacciarsi: il premio Paci, lo spazio 180, il teatro del cast, l'orchestra giovanile, il museo comunale, il dopolavoro ferroviario e ancora il neonato comitato permanente turismo e ambiente. Per Isernia le possibilità di ripresa economica, occupazionale e sociale ci sono. Occorre lavorare in un'unica direzione per mettere insieme proposte e progettualità. I lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 163 che interessa i comuni di Civita Campomarano, Castelmauro e Acquaviva inizieranno subito dopo le festività pasquali. Verranno eliminati i dissesti nel tratto dei comuni interessati. Gli interventi dureranno 5 mesi. L'importo stanziato da Palazzo Magno per effettuare la manutenzione ammonta a 2 milioni di euro. Annunciare il Vangelo attraverso la musica, nuova esperienza liturgica e musicale in Molise per Monsignor Marco Frisina, direttore del coro della diocesi di Roma. Vediamo.
qual è il suo rapporto con la musica, il rapporto con il canto? Ormai per me è una vita insieme che trascorriamo con la musica. Per me è il linguaggio che Dio mi ha dato per annunciare il Vangelo e cerco di farlo nel miglior modo possibile, unendo insieme sia la composizione, la direzione e la catechesi, e quindi offrendo quello che posso perché la gente possa riconoscere la bellezza di Dio, la bellezza della salvezza. La musica è un linguaggio universale, è un linguaggio per tutti. Non ha bisogno di traduzioni, non vede confini, non deve pagare il dazio, non deve pagare avere un passaporto per passare le frontiere. E la musica entra nel cuore di tutti, indistintamente, riesce a dare a tutti pace, gioia, consolazione. Quindi è un grande dono. Cosa le lasciano dentro queste esperienze? Beh, ne faccio tantissime. È l'esperienza bellissima di incontrare tanta gente, avere l'emozione di sapere che loro cantano la mia musica, che la eseguono, che la suonano. Ed è bellissimo sapere che posso essere con la mia musica nel cuore di tanta gente. Questo è bellissimo. Compositore, direttore d'orchestra, autore di numerosi canti di ispirazione religiosa dal 1984 ad oggi, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, presidente della Commissione Diocesana di Arte Sacra, Monsignor Marco Frisina, direttore del coro della Diocesi di Roma, ha guidato nella Cattedrale di Trivento il coro della Diocesi locale in un concerto meditazione di grosso impatto emotivo. Brani applauditi dal numeroso pubblico presente che hanno lasciato il segno per la bellezza e la facilità del linguaggio. Festa dell'albero, domattina accoglie al Volturno la manifestazione nei pressi della sede degli Alpini. All'evento prenderanno parte anche i bambini della scuola primaria che metteranno a dimora diversi alberelli, simbolo del futuro e del loro amore per l'ambiente. Gli alunni riceveranno tutti una pergamena in ricordo della giornata di festa. Bene, adesso come ogni sera la previsione del tempo, vediamo cosa ci dice. Tempo incerto oggi sul Molise con deboli piogge sparse e temporali sulla costa adriatica in via di miglioramento nella sera. Le temperature sono comprese tra la minima di 9 gradi a Campobasso e la massima di 18 ad Isernia. Ventilazione settentrionale, mare poco mosso. Domattina sulla regione sono previsti ampi spazi soleggiati. Valori climatici in leggero calo, venti da nord. Nel cuore della città, lungo i muri, le strade, dove ogni angolo racconta storia, c'è l'osteria Don Peppino, punto e a capo, dove il piacere di gustare dell'ottima cucina è consuetudine. Cucina tradizionale e innovativa a base di solo pesce fresco, baccalà e stoccafisso. A Campobasso, in via Ziccardi 32, adiacente Porta Mancina. Gradita la prenotazione al 348 06 10 705. Siamo nella pagina sportiva, sfida di alta quota domenica al Civitelle tra l'Agnonese e il San Nicolò, terza forza del campionato di Serie D. I teramani nel turno precedente hanno inflitto una pesante sconfitta alla Jesina. Vediamo. Un San Nicolò sontuoso batte la Jesina 4-1.
La cronaca ci racconta di una gara intensa sin dalle prime battute. Al 20° l'episodio che sblocca la partita. Massetti in becca di Benedetto che prende il tempo a Serantoni che lo butta giù in aria. E calcio di rigore. Dal dischetto Bisegna non fallisce, il San Nicolò in vantaggio. I biancazzurri si buttano in avanti cercando subito il raddoppio. Al 23° ci prova Traini ma la sua conclusione è alta. 3 minuti dopo, triangolazione Bisegna-Traini-Bisegna con assist al bacio per Di Benedetto che si fa respingere la sfera da Pavoni. Il San Nicolò chiude in attacco il primo tempo con una punizione di Bisegna che chiama lo schema ma la conclusione di Massetti è di poco alta. Nella ripresa la musica non cambia, sono gli uomini di Epifani a fare la partita e dopo 4 giri di lancette arriva il raddoppio di Traini. Il gol dell'ex è confezionato da un'azione di Benedetto sulla sinistra e dal successivo assist di Bisegna. Dopo il 2-0 la Jesina prova a riaprire la gara, all'11° il colpo di testa di Pierandrei si perde sul fondo. I biancazzurri restano padroni del campo e sfiorano la terza rete con Milillo di testa. E il preludio al 3-0 che arriva al 28° ancora una volta con Traini, questa volta di testa su assist di Massetti. La Jesina è sfiancata, ci prova Sciba appena entrato al 30° ma Ciotti si fa trovare pronto. Le emozioni non sono comunque finite, al 39° occasionissima per i padroni di casa con un contropiede di Stivaletta che Bisegna non concretizza come potrebbe. A regalare il quarto gol al San Nicolò ci pensa il nuovo entrato Bosi al 45° con una conclusione a giro di pregevole fattura. In pieno recupero i marchigiani pervengono al gol della bandiera con una conclusione di Trudo che salva l'onore e fissa sul 4-1 il punteggio finale. Non riesce al Custo Molise l'impresa di centrare il passaggio per la fase finale dei campionati nazionali universitari di calcio in programma a Catania. In Sicilia approda il Custo Foro Italico di Roma che dopo aver vinto 2-1 all'andata sbanca l'antistadio Acri del capoluogo molisano trovando la via del gol solo nel finale di partita con Cicchetti e Tortora. 2-0 il finale per i capitolini. E cala anche il sipario sul campionato di pallacanestro in carrozzina di Serie B. La Fly Sport Termoli, con una vittoria ed una sconfitta nelle ultime due partite del campionato, chiude la sua avventura al terzo posto nel girone C della Serie Cadetta Nazionale. Il torneo è stato vinto dal Rieti, al secondo posto il team Salento e al terzo posto la Fly Sport Termoli, come si diceva. Domani e sabato a Termoli si svolgerà il primo torneo scolastico Avisport, pallavolo, pallacanestro e calcio, le discipline nelle quali saranno impegnati gli istituti scolastici della località adriatica sugli impianti dell'ITIS Maiorana e del commerciale Boccardi. La finalità della manifestazione promossa dall'Avis è quella di sensibilizzare i giovani alla solidarietà. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per aver scelto ancora una volta la nostra emittente TLT Molise e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.